Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Oggi è mercoledì 3 giugno. Buongiorno ragazzi e ragazze, buongiorno. Come state? Come va? Come procede? Siamo in diretta simultanea su Instagram e su YouTube. Ok, buongiorno, buongiorno. Allora, sistemo un attimino YouTube per avere una visione ottimale. Eccoci qua. Solo che c'è lo scontro tra titani, perché YouTube si... Oh, forse ci siamo. Probabile. Pare che sia riuscito a sistemarlo per bene. Benissimo. Buongiorno. Eccoci. Allora, come promesso, prima che facciamo anche il salvataggio eventuale, qualora dovesse cadere il tablet, mettiamo il cuscinetto di salvataggio. Allora, come promesso, guardate un po' che abbiamo oggi. Ta-da! Oh, foam roller and Pilates ring. Ok? Abbiamo, buongiorno Marzia, buongiorno. Quindi abbiamo foam roller, che ieri l'ho portato con la mia moto. Era il mio passeggero, ok? E Pilates ring. Quindi andremo a fare a auguri, auguri Ale, auguri. Ora andremo a fare una lezione dove introdurrò l'utilizzo del foam roller e faremo anche gli esercizi con il Pilates ring. Ovviamente cercherò di fare esercizi che possono essere compatibili sia con il foam roller che senza foam roller, perché come qualcuno mi ha riferito c'è il deserto sia insomma nei grandi centri, nei grandi magazzini sportivi, altrimenti non mi fanno monetizzare i video se dico cose che non vanno bene per YouTube. Auguri, auguri, auguri. Adesso iniziamo ragazzi, quindi allora, vediamo. Eccoci qua. Ho scoperto che stamattina è piovuto un pochino. Ah, qua dovreste vedermi. Quindi, perfetto. Hoppla, hai visto? Ecco, come ammazzarsi di prima mattina. Ok, allora, sdraiati sul tubo. Ah, che meraviglia! Ah. Dall'osso sacro alla nuca, ben distesi sul tubo, ok? Gambe piegate alla larghezza delle anche, quindi i talloni sulla stessa linea degli ischi. Un pugno di spazio tra le ginocchia e le caviglie, così le nostre gambe sono parallele come i binari di un treno. Alluce, mignolo e tallone del piede destro e del piede sinistro premono bene a terra come fossero tre ventose e manteniamo al centro delle piante dei nostri piedi uno spazio risucchiando verso l'alto appunto il centro delle piante dei nostri piedi. Manteniamo i glutei rilassati e l'osso sacro poggiato con la parte più piatta sul tubo o sul tappetino, conservando solo un piccolo spazio sotto la zona lombare per far passare un filo d'aria. La nostra amica formichina. Le costole sono poggiate sul tubo o sul tappetino e le ultime costole soprattutto ben poggiate. Facciamo scivolare le scapole lungo la schiena come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni. In questo modo le spalle si allontanano dalle orecchie. Manteniamo dalla parte del petto le spalle lontane tra loro, sentendo le clavicole più lunghe e più distese, come se le volessimo sfilare lateralmente dalle nostre spalle. Ma dunque lo sterno sarà leggermente più sollevato verso il soffitto e le scapole saranno un pochino più vicine tra loro, chi ha il tubo leggermente più accostate al tubo. Manteniamo le orecchie lontane dalle spalle e la nuca lontana dal coccige. Sentiamo il nostro collo più lungo e la nostra colonna più lunga, più distesa. Sulla stessa linea della colonna, che ovviamente sul tubo sentite molto meglio perché esattamente a contatto con la colonna il tubo, avete maggior feedback. Andiamo a disegnare sul soffitto, andiamo a tracciare sul soffitto una linea corrispondente alla nostra colonna.
Diamo il colore che più ci piace a questa linea e andiamo a disporre il naso, il mento, lo sterno, l'ombelico ed il pube. In questo modo saremo allineati e simmetrici. Ora rilassiamo la fronte, le palpebre, le labbra, manteniamo la gola rilassata e la lingua morbida. Se sul tubo sentite dondolamenti destra e sinistra, è proprio l'azione del tubo, perché serve proprio a questo. Cioè i nostri muscoli stanno lavorando per trovare l'equilibrio, ok? Dunque, dicevamo, andiamo sulla respirazione, quindi inspiro nel naso tenendo l'ombelico leggermente premuto verso il pavimento e porto l'aria dalla pancia verso le scapole, sotto le ascelle, fino in cima al capo. Manteniamo l'aria dentro qualche secondo e poi lentamente fuori l'aria dalla gola, rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si svuota, si scava e risucchio l'ombelico verso la nuca, come se volessi allacciare la zip di un paio di pantaloni stretti in vita, stringendo l'ano e trattenendo la pipì. Tutto questo in maniera delicata. E ancora una volta, inspiro dalla pancia verso le scapole, sotto le ascelle, su fino in cima al capo. Sentite l'aria salire, come se la colonna diventasse più lunga. E poi fuori l'aria, rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si svuota, si scava, con l'ombelico che viene risucchiato verso la nuca mentre attiviamo il pavimento pelvico stringendo delicatamente l'ano e trattenendo la pipì. Molto bene, ora andiamo a fare l'esercizio archi delle braccia, ok? E andremo a utilizzare chi lo ha il Pilates Sling, altrimenti senza, ok? Potete utilizzare una coppia di pesetti da un chilo, oppure se avete la Fitball, quella piccola, utilizzate la Fitball piccola perché ha lo stesso principio, cioè di premere. Allora, altrimenti schiena a terra, senza Pilates Ring è esattamente la stessa cosa, solo che invece che premere spingete i palmi verso avanti, ok? Da qui, mantenendo la colonna bene in neutro, nuca lontana dal coccige, manteniamo le ultime costole poggiate bene sul tappetino o sul tubo. Da qua, braccia distese verso il soffitto, mano polso avambraccio, braccio in unica linea, i gomiti leggermente flessi, le scapole, se le avete a terra, non devono premere, ma sono leggermente, cioè sono poggiate senza premere. E da qui vado indietro con le braccia, inspirando, e espirando riporto le braccia verso il soffitto. Dietro prendo l'aria. Chi ha il cerchio, quando ritorna su con le braccia verso il soffitto, prema tra i palmi il cerchio, soprattutto con la parte esterna del palmo della mano, lato mignolo. Dietro prendo l'aria e avanti e fuori l'aria. Dietro prendo l'aria e avanti, stringo tra i palmi delle mani il cerchio e fuori l'aria. Altrimenti spingete i palmi verso avanti, verso la parete avanti a voi, come se doveste spingere due molle contro la parete. E avanti fuori, dietro prendo e avanti fuori, dietro prendo e avanti fuori, dietro prendo l'aria, avanti fuori l'aria, ancora due volte, dietro prendo e avanti fuori, dietro prendo, avanti fuori. Mi fermo con le braccia verso il soffitto. Adesso chi è senza cerchio spinga verso avanti i palmi, ok? Con questa piccola escursione come sto facendo io. Chi ha il cerchio invece vada a premere tra le mani il cerchio 30 volte. Quindi prendo e fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Molto bene. Ora, ovviamente col tubo si possono fare molti esercizi dove c'è l'integrazione braccia-gambe, dissociazione degli arti superiori, dissociazione degli arti inferiori. Io cerco di fare esercizi che possono essere compatibili sia con chi ha il tubo, il foam roller, che con chi non lo ha, ok? Adesso vi faccio un pochino più indietro, altrimenti non vedete un granché. Ecco qua.
Adesso, braccia lungo i fianchi, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige, da qua. Inspiro, espirando, vado a sollevare una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino. E qui chi sta sul foam roller ovviamente ha una maggiore sfida rispetto a chi sta appoggiato a terra. Perché? Perché abbiamo delle oscillazioni notevoli laterali. Ora, inspiro tra le scapole e sotto le ascelle. Manteniamo durante tutto l'esercizio le ultime costole poggiate bene sul tubo, sul pavimento, gola rilassata, lingua morbida. Espirando, con la punta del piede destro vado a sfiorare il pavimento leggermente più avanti dove vorremmo sfiorarlo. Torno su, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Su, prendo e giù fuori. Su, prendo, giù fuori. Prendo e fuori. Prendo. Fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. E ora con tutte e due le punte dei piedi simultaneamente scavate bene l'addome e risucchiate l'ombelico verso la nuca. Su, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Su, prendo. E giù fuori, su prendo, giù fuori. Quando torno su con le ginocchia, allontanate le ginocchia dalle anche, giù fuori l'aria, su prendo, giù fuori, su prendo, giù fuori, su prendo, giù fuori, su prendo. Scendo solo con la punta del piede destro, respirando. Ora, inspiro ogni qualvolta la punta del piede destro sta a terra, espiro ogni qualvolta la punta del piede sinistro è a terra. Quindi inspiro e scambio rapidamente le gambe. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Prendo, fuori, 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 prendo, fuori. Mi fermo con la punta del piede sinistro giù. Inspiro ogni qualvolta la punta del piede sinistro è giù, espiro ogni qualvolta la punta del piede destro è giù. Quindi inspiro e cambio fuori, prendo, 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 fuori. Torno su, prendo l'aria e giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Molto bene. Ok ragazzi, adesso andiamo a fare questo esercizio. Allora, mani, scusate, mettete le gambe dentro il cerchio, ok? E andiamo a posizionare chi ha il cerchio. Chi non ha il cerchio ma ha un elastico può fare un piccolo nodo all'elastico, dipende se avete l'elastico chiuso oppure l'elastico libero. Se avete l'elastico, fate un elastico abbastanza, un cerchio abbastanza stretto e metteteci le gambe dentro, ok? Posizionate l'elastico, il cerchio, poco prima delle vostre ginocchia, sulle cosce. Se non avete l'elastico, il cerchio, non fa niente. Mantenete le gambe parallele tra loro. Andiamo a fare il bridge, il ponte. Ok? E chi ha il tubo, chi ha il foam roller, lo faccia sul foam roller. Allora, portiamo come sempre i talloni sotto le ginocchia. Benissimo. La parte che spinge di più sul pavimento è l'alluce, la parte interna, l'osso prima dell'alluce, più o meno metatarso, la parte interna del tallone e anche il mignolino in questo caso, l'osso, il quinto metatarso. Ora, ricordiamoci sempre il movimento del bacino, quindi sul pube andiamo a sistemare una biglia e dobbiamo cercare di muoverla portandola prima verso l'ombelico e poi dall'ombelico verso la gola. Quindi facciamo prima un bridge, un ponte. Dunque, inspiro tra le scapole sotto le ascelle, espirando col bacino inizio a ruotare portando il pube verso il naso. Quando sento che il tratto lombare è appoggiato a terra, andiamo a premere bene sul primo metatarso e sulla parte interna del tallone, andando a sollevare una vertebra dopo l'altra dall'osso sacro verso la zona tra le scapole. Ovviamente, se state sul tubo, il movimento
è ridotto, ok? L'escursione del movimento è ridotta. Mi fermo su, prendo l'aria e espirando vado a srotolare lentamente dalla zona tra le scapole verso l'osso sacro, una vertebra dopo l'altra, passando per la zona lombare. Ora, chi ha il cerchio elastico, che cosa deve fare? Deve allargare sia quando sale che quando scende il cerchio o l'elastico, spingendo con le gambe contro il cerchio, ok? Così si vanno ad attivare gli abduttori, la parte esterna, qui, dei nostri glutei, delle nostre cosce. Quindi, sia, abbiamo detto sia quando saliamo che quando scendiamo. Dunque, inspiro tra le scapole sotto le ascelle, espirando con il bacino, scavo come un cucchiaio scava un barattolo di gelato, quindi cubo verso il naso. Quando sento che il tratto lombare si è appoggiato a terra, allargo bene, spingo con le gambe contro il cerchio e vado a sollevare lentamente una vertebra dopo l'altra, su, andando in appoggio sulla zona tra le scapole. Manteniamo l'addome scavato, quindi l'ombelico è attaccato alla nuca. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente giù srotolo una vertebra dopo l'altra. Ok, altra cosa ragazzi, se lo volete fare più sfidante, tenete le braccia verso il soffitto con le spalle lontane dalle orecchie. Quindi prendo l'aria e fuori l'aria, cubo verso il naso, tratto lombare che si appoggia a terra, allargo il cerchio, vado su. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente vado a srotolare una vertebra dopo l'altra, appoggiando prima il tratto lombare e poi l'osso sacro. Come riporto l'osso sacro poggiato piatto, rilascio leggermente il cerchio, quindi smetto di spingere verso l'esterno. Se non avete il cerchio, ragazzi, no problem, non dovete spingere verso l'esterno con le gambe, ok? Ma mantenete sempre le gambe parallele. Prendo e su fuori l'aria. Prendo e giù fuori l'aria. Prendo e fuori. 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 Prendo. E fuori e ultima volta, e stavolta rimango su, prendo e su fuori l'aria. Da qui chi è senza cerchio rimanga fermo, ok? Chi ha il cerchio spinte, 30 spinte verso l'esterno, 1 2 3 4 5 6 7 con le gambe, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, prendo l'aria e lentamente giù e fuori l'aria. Molto bene, ora possiamo sfilare il cerchio. Ok, vorrei fare un ultimo esercizio con il cerchio in appoggio sul tubo, poi andiamo a fare roll up. Di conseguenza, stavolta mettiamo il cerchio tra le cosce, ok? Chi ha il cerchio, chi l'elastico non si può mettere, dovreste avere una sorta di molla da stringere tra le cosce. Ora, mani intrecciate dietro la nuca. Chi non ha il cerchio mantenga le gambe parallele tra loro, ok? Chi ha il foam roller mantenga l'appoggio sul foam roller della schiena. Da qui andiamo a fare chest lift, che è il primo esercizio di flessione della colonna, ok? Quello tra virgolette più semplice, che ovviamente inserendo degli elementi di disturbo, ok, come il foam roller e il Pilates Ring, diventa molto più complesso. Quindi, gomiti leggermente sollevati, tanto da osservarli con la coda dell'occhio, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Inspiro tra le scapole e sotto le ascelle. Espirando, stringo il cerchio, svuoto la pancia, risucchiando l'ombelico verso la nuca, sollevo la nuca e le spalle e lo sguardo va a finire sull'ombelico. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente srotolo la colonna mantenendo il cerchio stretto e ritorno giù per ultimo il capo. E ancora una volta prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle. Sentite la schiena che si gonfia dietro e di lato. Espirando, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, lo sterno spinge verso il pavimento,
Con le mani allontano la nuca dal coccige, lo sguardo va verso il soffitto, verso le ginocchia e finisce sull'ombelico. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, tirando la pancia ai lati e lentamente giù fuori l'aria. E prendo e su fuori. Ora prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce. Fuori l'aria sollevo una vertebra in più. Prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e lentamente giù fuori l'aria, srotolo una vertebra dopo l'altra. E prendo e fuori l'aria, stringo il cerchio se abbiamo il cerchio tra le cosce. Prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce, fuori l'aria sollevo una vertebra in più, prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e giù lentamente fuori l'aria. E ancora prendo e su fuori. Prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce, fuori l'aria sollevo una vertebra in più, prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e giù lentamente srotolo. E prendo e su fuori. Prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce, fuori l'aria sollevo una vertebra in più. Prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e giù fuori l'aria. E prendo e su fuori. Prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce. Fuori l'aria sollevo una vertebra in più. Prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e giù fuori l'aria. E ancora prendo e su fuori. Prendo l'aria, porto le mani dietro le cosce. Fuori l'aria sollevo una vertebra in più. Prendo l'aria, porto le mani dietro la nuca e giù lentamente srotolo. Ok, molto bene. Ora andiamo tutti quanti a fare la stessa cosa e io utilizzerò per fare il roll up il cerchio. Quindi, bene, il tappetino è bello bagnato che ci piace tanto. Ci piace il tappetino bagnato. Ah, così ci dà un tocco di freschezza. Allora, io ho il Pilates Ring, quindi se non l'avete non fa niente. Invece che spingere verso l'interno, spingete con i palmi verso avanti, ok? Ma il concetto è sempre lo stesso, cioè attivare i muscoli che vanno ad estendere la spalla. Quindi estendere significa che spingi il braccio verso dietro. Questa è la flessione, quando il braccio va indietro verso l'alto. Questa è l'estensione, quando il braccio va indietro verso il basso, dietro la nostra schiena, verso il basso, ok? E serve proprio per facilitare la flessione della colonna. Da qua, allora, braccia in questo modo: chi è il cerchio con il cerchio poggiato sulle cosce, chi è senza cerchio, braccia lungo i fianchi, spalle lontane dalle orecchie, il corpo ben impresso sul pavimento, come se volessimo lasciare l'impronta del nostro corpo a terra. Ora, inspirando vado indietro con le braccia e mantengo le costole ben poggiate a terra. Ora, espirando, porto le braccia verso il soffitto. Chi ha il cerchio, stringa il cerchio tra i palmi delle mani, se no spingete i palmi delle mani verso avanti. E cominciamo a sollevare una vertebra dopo l'altra dal pavimento e andiamo a fare un grande arco. Ah, tira tutto, qui la mattina è meraviglioso, è tutto incordato. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle. Espirando vado a srotolare lentamente una vertebra dopo l'altra dall'osso sacro verso la nuca, ok? Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle ed espirando lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, spingendo con le gambe contro il pavimento, appoggio le vertebre lombari, le vertebre toraciche, le scapole e riporto indietro le braccia. Dietro prendo l'aria e fuori l'aria, stringo il cerchio, spingo i palmi verso avanti. Cavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca e vado a fare un grande arco, grande arco, grande arco. Oh, con le mani dobbiamo cercare di andare oltre le punte dei piedi. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle. Espirando, stringo il cerchio, srotolo una vertebra dopo l'altra. Prendo l'aria ed espirando lentamente, pube verso il naso. Appoggio l'osso sacro, appoggio la zona lombare, appoggio le vertebre toraciche. E ritorno indietro con le braccia. Inspiro e fuori l'aria. Su. Grande arco, grande, 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 grande. Andiamo avanti con le mani oltre le punte dei piedi. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle. E fuori l'aria srotolo. Prendo l'aria. E stringo il cerchio, se abbiamo il cerchio tra le mani, e srotolo. Giù, 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 giù. E ancora prendo. E fuori, su, grande
Grande arco, grande arco, grande arco. Prendo l'aria e fuori l'aria srotolo. Prendo l'aria e fuori l'aria giù, 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 allontanando la nuca dal coccige. E ancora una volta prendo l'aria e su, fuori l'aria. Sentite come mano a mano che fate l'esercizio i muscoli diventano più flessibili, più lunghi. Ok, quella tensione, se magari la sentivate all'inizio, adesso è molto meno. Prendo l'aria e fuori l'aria srotolo. Prendo l'aria e giù lentamente fuori l'aria, giù, 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 giù. Ok ragazzi, molto bene. Adesso direi che andiamo a fare. Come va? Come procede? Fatemi vedere, tutto ok? L'audio si sente? Tutto a posto? Ok, guardate che siamo in diretta anche su YouTube, quindi se volete vedere più grande lo schermo potete passare su YouTube, ok? Allora, andiamo a fare che andiamo a fare? Ah, 100. Ok. Quindi, questi cerchietti saranno validi? Bah! Allora, l'100 vi ricordo che sono, con le braccia il movimento è 5 spinte verso l'alto, inspirando, e 5 spinte verso il basso, espirando. Mentre, se hai ernia cervicale, ti consiglio di stare con la testa giù a terra. E se sei principiante, ti consiglio di fare l'esercizio con le gambe flesse a 90 gradi e fare 50 colpi invece che 100. Da qua, inspiro. Respirando fletto una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, ok? Ora inaspiro, espirando sollevo la nuca e le spalle, sguardo verso l'ombelico, le spalle spingono verso avanti, le mani spingono verso avanti, verso la fine del tappetino. Ora inaspiro, stendo le gambe verso il soffitto, espirando vado a portare le gambe fino al punto di sfida, cioè al punto in cui riesco a tenere ancora il tratto lombare schiacciato a terra, e da qua vai su 5 spinte, prendo l'aria, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 3, 4, 5, su, 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 3, 4, 5, giù. Il gabbiano vuole fare Pilates, su, 2, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 3, 4, 5, su, 3, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 3, 4, 5, giù, 3, 4, 5, mi fermo, prendo l'aria, fletto le gambe, fuori l'aria srotolo la colonna, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Molto bene. Oh, al sole fa caldino, eh? All'ombra no, al sole sì. Allora, perfetto. Ora, andiamo a fare criss-cross, ok? Quindi, mani intrecciate dietro la nuca. Completo, eh? Se hai ernia cervicale ti consiglio di partire con il capo giù da terra e poi fai il movimento, non stare in sospensione con il capo. Allora, inspiro, espirando fletto una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, ok? Bene, da qua il tratto lombare rimane un pochino più attaccato al pavimento, inspiro, espirando sollevo la nuca e le spalle, sguardo verso l'ombelico, nuca lontana dal coccige. Ed ora, inspiro tra le scapole e sotto le ascelle, espirando porto la spalla sinistra verso il ginocchio destro e allungo la gamba destra il più avanti possibile. Ok? Torno al centro, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori, 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 prendo,
fuori, prendo, fuori, prendo, fuori. Mi fermo, prendo l'aria, fuori l'aria, srotolo la colonna, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Ok ragazzi, adesso andiamo a fare dei lavori in decubito prono, pancia sotto. Allora, vediamo, forse si vede meglio da qua. Cerco di mettermi in modo tale che si possa vedere. Allora, io utilizzo il tubo, ma si può fare anche senza tubo. Vi faccio vedere come. Allora, l'esercizio va fatto senza tubo in questo modo. Spalle lontane dalle braccia alla larghezza delle spalle, distese verso avanti, pube a terra, coccige verso i talloni. Ricordiamoci sempre che quando facciamo il decubito prono dobbiamo correggere la posizione del bacino. Poi da qua, gambe parallele tra loro alla larghezza delle anche. Ora è un esercizio di sensibilizzazione dello scivolamento delle scapole, ok, sul tronco. Quindi quando mettete le mani di taglio con i mignoli poggiati verso il pavimento e pollici verso l'alto, quando inspiro faccio scivolare le spalle verso le orecchie, quindi avvicino le spalle alle orecchie, le mani scivolano verso avanti. Quando espiro deprimo le scapole verso i glutei, quindi faccio scivolare indietro le scapole verso i glutei e le spalle si allontanano dalle orecchie, ok? Avanti prendo l'aria e dietro, fuori l'aria, avanti prendo l'aria, scivolo e dietro, fuori l'aria, spalle lontane dalle orecchie. Il tutto viene agevolato dal tubo che può rotolare in avanti e indietro, quindi braccia alla larghezza delle spalle, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Da qua inspiro, faccio rotolare il tubo avanti portando le spalle verso le orecchie e espiro, faccio rotolare il tubo indietro facendo scivolare le scapole verso i glutei e avanti prendo l'aria e dietro, fuori l'aria, avanti prendo l'aria e dietro, fuori l'aria, avanti prendo l'aria e dietro, fuori l'aria, avanti prendo l'aria, dietro, fuori l'aria, avanti prendo, dietro, fuori, avanti prendo e dietro, fuori. Ora, se tutti quanti avessimo il tubo, si continuerebbe con questo esercizio. Da qui, una volta che le scapole sono andate indietro, premo con le braccia verso il pavimento e vado a sollevare il tratto toracico, quindi vado in appoggio sulle ultime coste, prendo l'aria e giù lentamente, fuori l'aria. Ora, come facciamo? Chi ha il tubo faccia segua me, chi non ha il tubo faccia solo la prima parte dello swan dive, ossia prendo l'aria, mettendo le mani, mettete le mani ai lati del petto, gomiti verso il soffitto, prendiamo l'aria, espirando facciamo scivolare le scapole verso i glutei, i gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani contro il pavimento e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle ultime costole sul tappetino, prendo l'aria e giù lentamente e fuori l'aria, ok? È solo la prima parte del movimento, senza distensione completa degli arti. Dunque, prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle e espirando faccio scivolare le scapole verso i glutei, i gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani, si solleva lo sterno da terra e vado ad appoggiare solo le ultime costole dalla parte della pancia sul tappetino. Quello è il limite massimo. Mi fermo, prendo l'aria e giù lentamente e fuori l'aria. Ok, quindi io lo faccio col tubo. Chi è senza tubo lo faccia come l'ho spiegato appena adesso. Dunque, prendo l'aria, mantenendo già le spalle lontane dalle orecchie, e espirando vado ulteriormente indietro con le scapole verso i glutei, spingo con le braccia verso il pavimento, verso il tubo, e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle ultime costole. Lo sguardo è un pochino più avanti del nostro tappetino. Prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle e giù lentamente fuori l'aria. Prendo e su, fuori, prendo l'aria, sentite i muscoli sotto le ascelle se avete il tubo, e giù, fuori l'aria, prendo e su, fuori,
prendo l'aria e giù fuori l'aria, prendo e su fuori, prendo l'aria e giù fuori l'aria, prendo e su fuori, prendo l'aria e giù fuori l'aria, prendo e su fuori, prendo l'aria, giù fuori l'aria, l'ultima volta, prendo e su fuori, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Molto bene, posizione del fanciullo. Ah. Ok, e continuiamo senza tubo e andiamo a fare lo swimming. Quindi pancia a terra, forse così si vede male, vediamo se lo giro, forse viene un pochino meglio, chissà, non lo sapremo. Ok, forse sì. Allora, braccia distese in avanti, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige, tubo a terra, coccige verso i talloni, e da qua prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle, e espirando andiamo a svuotare l'addome risucchiando l'ombelico verso il soffitto, e vado a sollevare il braccio destro da terra facendo scivolare la scapola destra verso il gluteo sinistro, torno giù, prendo l'aria e cambio fuori l'aria, sollevo il braccio sinistro facendo scivolare la scapola sinistra verso il gluteo destro, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, giù prendo, su fuori, giù prendo l'aria, fuori l'aria allungo e sollevo la gamba destra mantenendo l'anca destra poggiata a terra, giù prendo l'aria e cambio fuori l'aria allungo e sollevo la gamba sinistra mantenendo l'anca sinistra poggiata a terra, e giù prendo e su fuori l'aria, giù prendo e su fuori l'aria, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, ora giù prendo l'aria, fuori l'aria sollevo braccio sinistro e gamba destra, fate scivolare bene la scapola sinistra verso il gluteo destro, giù prendo l'aria e cambio fuori l'aria, nel frattempo la nuca è lontana dal coccige, giù prendo l'aria, su fuori l'aria, 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 e giù prendo l'aria, fuori l'aria sollevo braccia e gambe simultaneamente, su, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, giù prendo e su fuori, giù prendo, su fuori, giù prendo, su fuori e giù. Ora andiamo a fare lo swimming completo, quindi rimaniamo direttamente su, chi vuole, sospeso a mezz'aria con le braccia e le gambe, e andremo a sollevare di più braccio destro gamba sinistra e braccio sinistro gamba destra alternando, ogni volta che sollevo espiro, ok? Ed è, il movimento viene fatto un pochino più veloce, quindi inspiro, espirando sollevo braccia e gambe a mezz'aria, e da qui prendo l'aria e sollevo di più braccio destro gamba sinistra, prendo fuori, 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 su, 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 fuori, 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 e giù. Posizione del fanciullo. Ok. Ah. Benissimo.
Ci siamo? Ora, da qua andiamo a fare swan dive. Quindi, quello che prima era metà, per chi ha fatto senza tubo, adesso andiamo a fare completo. Dunque, mani ai lati del petto, pube a terra, coccige verso i talloni, gomiti dritti verso il soffitto, spalle lontane dalle orecchie, sguardo sul tappetino come se volessimo specchiarci. E da qua, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, espirando facciamo scivolare le scapole verso i glutei come se volessimo scavare proprio con le scapole sotto le costole per andare verso i glutei, gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani e piano piano vado su a distendere le braccia, lo sguardo va verso l'angoletto tra la parete e il soffitto, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, espirando appoggio le cosce, appoggio il pube, l'ombelico no, appoggio le costole, appoggio lo sterno, appoggio il petto e ritorno con i gomiti dritti verso il soffitto. E ancora, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, espirando, scapole verso i glutei, gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani, vado a distendere progressivamente le braccia, sguardo che va verso l'angoletto tra la parete e il soffitto, le orecchie dritte verso il soffitto, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente piego le braccia, vado indietro con i gomiti, spingo sempre sulla parte esterna delle mani, appoggio le cosce, appoggio le coste, l'ombelico no, appoggio lo sterno, appoggio il petto e ritorno con i gomiti dritti verso il soffitto. E ancora, prendo l'aria e fuori l'aria, scapole verso i glutei, gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani, le braccia salgono, lo sguardo verso l'angoletto tra la parete e il soffitto, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e giù lentamente, appoggio le cosce, appoggio il pube, l'ombelico no, appoggio le costole, appoggio lo sterno, appoggio il petto, ritorno con i gomiti dritti verso il soffitto, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo e fuori. E adesso lo andiamo a fare dinamico, ok? Per chi volesse seguirmi, facciamolo in questo modo, facciamo swan dive 3. Allora ragazzi, si parte da terra, le mani che cosa fanno? Fanno questo. Allora, quando vado su con il tronco, il palmo ruota verso dall'interno verso l'esterno. Quando vado giù con il tronco e le gambe salgono, il palmo ruota verso l'esterno. Ok? In questo modo, quindi su il palmo verso l'alto, giù il palmo verso il basso. E allora questo qua. Su, 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 questo è il movimento. Come si fa? Dovete attivare fortemente i vostri muscoli addominali, al tempo stesso attivare fortemente i vostri muscoli paravertebrali lungo la colonna, attivate le gambe, ok? Spalle lontane dalle orecchie e date un movimento ondulatorio, avanti dietro, avanti dietro. Ci proviamo? Allora, abbiamo detto che quando vado su, partiamo in questo modo, vado su con le braccia, palmi che vanno verso il soffitto e giù, su, 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 ok. Ah, saranno almeno 5 anni che non facevo più questo esercizio. Ci mettiamo nella posizione del fanciullo, però molto bello, molto tecnico. Che dite? Vi diamo il benvenuto? Sì, ci siete ragazzi? Oh oh, pardon, pardon, eccomi, eccoci, scusate, si era un attimo impallato, eccomi, ogni tanto si impalla Instagram. Allora, dicevamo, adesso andiamo a fare
quest'altro esercizio dalla quadrupedia. Allora, io lo vado a fare con un elemento di sfida in più. Andremo a fare questo esercizio: mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, sguardo tra le mani all'altezza delle unghie, i gomiti ruotati verso le nostre gambe, come se volessimo tenere sotto le ascelle due fogli di carta velina senza stropicciarli, la zona tra le scapole un pochino più rotonda, spingendo lo sterno dal pavimento verso il soffitto, il coccige un pochino verso i nostri talloni, quindi la zona lombare un pochino più piatta, spingo sulla parte esterna delle mani contro il pavimento, sbilanciamoci un pochino più avanti sentendo più carico sulle nostre braccia, sulla nuca, sulla zona tra le scapole e sull'osso sacro abbiamo tre bicchieri pieni d'acqua colmi fino all'orlo, non li fate cadere, ok? E l'esercizio è questo, quindi prendo l'aria, espirando allungo e sollevo la gamba destra, torno giù, prendo l'aria, espirando allungo e sollevo la gamba sinistra. Questo è senza tubo. Col tubo abbiamo un elemento di disturbo in più, perché il tubo si muove in avanti e indietro. Vado a fare esattamente lo stesso esercizio con un pochino più di difficoltà, sempre la spinta sulla parte esterna delle mani. Quindi prendo l'aria, espirando stendo la gamba destra, stendo la gamba sinistra, ok? Nuca lontana dal coccige, talloni lontani dalla nuca, prendo l'aria, espirando allungo e sollevo la gamba destra, giù prendo l'aria e fuori l'aria allungo e sollevo la gamba sinistra, prendo e fuori, prendo e fuori, prendo 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 l'aria e giù. Ah, molto bene. Ci siamo? E ora andiamo a fare il prossimo esercizio. Stavolta è leg pull front. Quindi, allora, chi ha il tubo, ragazzi, metta le mani sul tubo. Altrimenti, se non avete il tubo, mettete le mani sul tappetino con le dita rivolte verso il vostro sederino o al massimo verso l'esterno se state in appoggio sul pavimento. Se state in appoggio sul tubo, solamente con le dita rivolte verso il sedere. Attenzione, perché il tubo si muove, quindi diventa un pochino più pericoloso o comunque difficile da gestire. Allora, le piante dei piedi spingono forte forte contro il pavimento, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Da qua inspiro, espirando spingo con le piante dei piedi contro il pavimento, spingo con le mani contro il pavimento o contro il tubo e vado a distendere le braccia e salgo su col bacino, nuca lontana dal coccige. Da qua prendo l'aria, spingendo col piede sinistro contro il pavimento, e vado a sollevare la gamba destra, giù fuori l'aria e su, prendo giù fuori, prendo 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 fuori e giù. Molto bene. Adesso andiamo a fare spine, scusate, the saw, quindi gambe, larghezza delle spalle, quindi tocco, quindi ruoto un pochino, ok, gambe larghezza un pochino più larghe delle spalle, siamo seduti sopra gli ischi, spostiamo indietro i nostri ischi in modo tale da sistemare meglio il nostro bacino, colonna disposta in maniera neutra, quindi nuca lontana dal coccige, spalle lontane dalle orecchie,
L'apice del capo va su verso il soffitto. Ora prendo aria e con le mani scavo sotto la sabbia e porto le braccia all'altezza delle spalle, con le mani leggermente più avanti rispetto alle nostre spalle. Mi raccomando, ben allineati, eh? Sentite le scapole giù verso i glutei, orecchie lontane dalle spalle, nuca lontana dal coccige. Ricordiamoci che le braccia si muovono come l'ago di una bussola, quindi simultaneamente, cioè è il tronco che si muove, non sono le braccia a muoversi. Quindi naso, mento esterno, ombelico si muovono insieme. Prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle e il capo come un palloncino vola su verso il soffitto. Espirando vado a ruotare dal basso verso l'alto della colonna verso sinistra, spingendo l'anca sinistra verso avanti. Sentite come la scapola sinistra scivoli verso la scapola destra. Torno al centro, prendo l'aria, il capo cresce verso il soffitto e cambio fuori l'aria, ruoto verso destra, dal basso verso l'alto della colonna. Ciao piccione, che fai tu qua? Prendo l'aria, tornando verso il centro. E non sei in gran forma, eh? E fuori. Torno al centro, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Sei incuriosito, vuoi fare anche te Pilates? Prendo e fuori. Non so se riuscite a vederlo, ma c'è un piccione sul davanzale del balcone. Prendo e fuori. Torno al centro, prendo l'aria. Sei un piccione curioso. E fuori, chissà, mi vorrà insegnare qualcosa, sicuramente. Prendo e fuori. Attento che lì ci stanno le piante grasse. Prendo e fuori. Prendo e fuori. Ora prendo l'aria, espirando, ruoto verso sinistra e col mignolo, eccolo, col mignolo della mano destra vado a segare la caviglia sinistra. Torno al centro, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Prendo e fuori. Prendo e fuori. Ah, sei affamato. Prendo e fuori. Ragazzi, abbiamo un piccione con noi. Prendo e fuori. Prendo e fuori. Lo sguardo è verso la mano che va dietro, eh? E fuori. Prendo. Io non sono da mangiare, eh? E fuori. Tu non sei affatto spaventato. E fuori. Prendo. Quello è il tessuto. E fuori. Prendo. E fuori. Eccolo, lui è la star, ragazzi. Lui è la star del momento. Ok, molto bene. E adesso andiamo a fare rollover, ok? Ciao Peach. Allora, braccia lungo. Scusate, mi viene da ridere, ma lui è per... non sono da mangiare, mi raccomando. Braccia lungo i fianchi, da qua inspiro, espirando fletto la gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino. Inspiro, stendo le gambe verso il soffitto, espirando volano gli ischi verso il soffitto e sto in appoggio tra le scapole. Faccio una V con le gambe, prendo l'aria e fuori l'aria lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra. Come appoggio l'osso sacro, faccio un cerchio con le gambe, prendo l'aria e su, fuori l'aria. Prendo l'aria, faccio una V e fuori l'aria srotolo. Faccio un cerchio, prendo l'aria, su, fuori l'aria. V, prendo l'aria, fuori l'aria srotolo. Faccio un cerchio, prendo l'aria, su, fuori. V, prendo, giù, fuori. Cerchio, prendo l'aria, su, fuori l'aria. V, prendo, giù, fuori. Cerchio, prendo l'aria, su, fuori l'aria. V, prendo, giù, fuori. Cerchio, prendo l'aria, su, fuori l'aria. V, prendo, giù, fuori. Cerchio, prendo l'aria, su, fuori l'aria. V, prendo, giù, fuori. Cerchio, prendo l'aria, piego le gambe, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Ma metto le mani sulle ginocchia
e vengo a sedermi. Ma è stupendo, è veramente stupendo. Peach, vieni qua, vieni con noi. Chissà, sicuramente sarà un'anima buona che è venuta a trovarci. Io ce l'ho una mezza idea. Regia! Regia! Allora ragazzi, da qua, seduti. È già, sono 10 minuti che sta qua. Sì. Mani sulle tibie. È probabile. Mani sulle tibie. Controllate che dietro il tappetino sia libero da ostacoli. Prendo l'aria. Espirando stendo la gamba destra. Giù prendo l'aria. Espirando stendo la gamba sinistra. Prendo l'aria. Espirando stendo tutte e due le gambe. Afferro le gambe, schiena rotonda. E da qui vado indietro tra le scapole. Prendo l'aria. E avanti e fuori l'aria. Prendo e fuori. Prendo e fuori. Prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, mi fermo, braccia parallele alle gambe, prendo l'aria, espirando srotolo la colonna e simultaneamente le gambe. E andiamo a fare V-sit. Prendo l'aria, espirando porto le braccia verso avanti, come sollevo la nuca e le spalle, comincio a sollevare le braccia. Braccia e gambe parallele tra loro. Prendo l'aria e fuori l'aria, comincio a srotolare la colonna, le gambe e giù. Prendo e su, fuori. Su, 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 su. Prendo e giù, fuori. Ah, hai trovato pure il trespolo. Prendo e su, fuori. Meraviglioso. Ragazzi, il piccione che fa col foam roller. Prendo e giù, fuori. Prendo e su, fuori. Qui sarà qualche gabbiano che gli ha dato fastidio, poverino, perché lo vedo un po'. Prendo e giù, fuori. Prendo e su, fuori. Prendo e giù, fuori. Ok ragazzi, allora adesso andiamo in quadrupedia, mani a terra, prendo l'aria, espirando premo con le mani contro il pavimento e con i piedi contro il pavimento e vado a distendere le gambe per quanto possibile, sguardo verso l'ombelico e da qui prendo l'aria, espirando cammino con le mani verso i piedi, prendo l'aria, espirando lentamente srotolo la colonna dal basso verso l'alto. Per ultimo il capo. Prendo l'aria, vado in appoggio sui metatarsi e giù fuori l'aria. Giù, 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 ma sei proprio un curiosito, eh? Prendo l'aria e srotolo lentamente fuori l'aria. Prendo e giù fuori. Prendo e su fuori. Prendo e giù fuori. Prendo e srotolo. Ok ragazzi, con ciò è volato e niente, il piccione voleva fare Pilates. Allora ragazzi, manca un minuto alla fine della lezione e quando è difficile fare tubo e senza tubo, perché se non so quanti di voi hanno il tubo, però ho cercato di fare una lezione che possa essere spendibile sia per chi ha il tubo e per chi non ha il tubo, ok? Quindi ci vediamo domani mattina alle 7 se volete fare Pilates, altrimenti questa sera alle 18. Un abbraccio a tutti quanti. Se gli dai un po' di pane torna, sì, ma tornerà sicuramente. Allora, grazie a voi e abbiamo avuto anche il piccione a farci compagnia. Grande, quando la natura è integrata, quando l'uomo riesce a integrarsi con la natura, perché ricordiamoci, siamo ospiti della natura, non siamo i padroni della natura, siamo gli ospiti e va rispettata. Quindi ragazzi, un abbraccio grande, buon proseguimento di giornata e che dire, vedi, basta poco per far spuntare un bel sorriso, quindi dai, buona giornata a tutti.